sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Sei qui per dire, il meglio deve ancora venire. A tutto campo il meglio, ben ritrovati amici di Udinese Chan, nell'appuntamento del giovedì, l'approfondimento dopo avervi raccontato lunedì con le immagini raccolte la chiusura del girone d'andata. Stasera ci torniamo con quello che è stato, con quelli che sono stati gli argomenti principali del campionato dilettantistico della 15ª giornata. Ne discutiamo partendo però dalla Serie D con Simone Fornasiere, che è uno dei nostri opinionisti, uno dei nostri amici che seguono il calcio dilettante. Ciao Simone. Ciao Massimo, buonasera, buonasera a tutti. Ben trovato sugli schermi di Udinese Channel questa sera. Grazie. Con te, insomma, gli appassionati di calcio sanno, il lunedì seguono anche la rubrica promossi e bocciati, no? Della promozione. Della sì. Promozione, esatto, la tua voce la sentiamo. Questa sera sei nostro ospite per darci un po' di giudizi, no? Su quello che è accaduto e su quello che sono i temi da approfondire, no? Nel giovedì. Io partirei, Simone, però con la Serie D, perché è stata una settimana importante, lo aveva anticipato Marco Grusti, poi è successo martedì. Addio Cunico, questo è il titolo, l'Alto Vicentino cambia allenatore, Simone, e chiude l'avventura con il mister che ha deluso. Ha deluso, è chiaro che l'Alto Vicentino è una squadra che già l'anno scorso sognava in grande, perse poi contro un grandissimo Pordenone, quest'anno forse hanno anche un po' sfortuna a Marano o Valdagno che si voglia dopo la fusione, perché l'anno scorso il Pordenone, quest'anno il Padova, è chiaro che non ti puoi permettere di sbagliare un colpo per stare davanti a queste due squadre, soprattutto il Padova, blasonata, non lo scopriamo certo adesso. Ha deluso, ha perso due partite di fila, evidentemente dopo aver assaporato anche la vetta solitaria, perché tre domeniche fa era da solo in testa dopo la sconfitta proprio a Sacile del Padova, e si vede che hanno capito, credono a Marano, che non si possa sbagliare un colpo, ne ha sbagliati due Cunico ed è stato fatale. Sai, ti ripeto, è difficile dire se ha deluso. È chiaro che è facile dire che in un campionato, mi ripeto, quando hai prima il Pordenone e poi il Padova, è difficile stare davanti. Assolutamente, una notizia che insomma commentiamo, che ci tocca relativamente quest'anno, no? Rispetto a un anno fa, la corsa non riguarda più una nostra regionale, la più vicina è la Sacilese. La Sacilese che invece ha avuto questione aperte sull'asse appunto Sacile-Padova, l'affare Beccaro che è saltato, invece quello sembrava fatto lunedì, mentre eravamo in onda, cioè Beccaro era quasi già con le valigie fuori l'Euganeo, poi dietro front del Padova, o meglio neanche, non ha più dato risposte e l'affare è stato fatto saltare in pratica. Meglio per la Sacilese che resta con un grande talento, e secondo te riuscirà a restare in scia allora del Marano, dell'Alto Vicentino orfano di Cunico e del Padova di Parlato? Beh, restare in scia è difficile. Comunque, per chiudere il discorso di Beccaro, la dimostrazione che se una società importante, prima in classifica, che punta molto in alto, è venuta o voleva pescare a Sacile, conferma il valore della squadra di Zironelli, perché altrimenti non sarebbe venuto il Padova a pescare. Io credo che la Sacilese sarà difficile resti in scia del Padova e dell'Alto Vicentino, resterà sicuramente in scia magari del Belluno, che è la terza forza, si giocherà quella posizione. C'è tornata in maniera netta, esatto, questo va detto, dopo terza consecutiva. Terza anche perché l'Unio Ripa ha perso la domenica prima, sabato ha impattato nel derby con il Belluno, quindi è tornata. Io credo che insomma già un terzo posto sia una posizione assolutamente di prestigio per la Sacilese. Ecco, la Sacilese è da sempre definita la bella squadra della Serie D, questo non c'è dubbio. Il Tamai è stata invece la squadra che ha migliorato nettamente quello che era la passata stagione, Simone, però sei d'accordo dopo la vittoria del Fontana Fredda col Tamai, col nostro titolo dove giochiamo un po', diciamo, Fontana Bella, che diventa Fontana Fredda, diventa bella perché ha ritrovato la vittoria, ma perché la classifica, a nostro parere, è bella? Direi proprio di sì. Fontana Fredda è una neopromossa che tanti davano quasi già per, non dico spacciata, ma per un campionato di assoluta difficoltà, no? Neopromossa,
ha cambiato un po', invece la vittoria di Tamai è una vittoria di assoluto prestigio, A perché arriva in un derby, anche dalle mille motivazioni, si pensi al direttore sportivo Nadine, certo, che era certo. Tamai, è passato a Fontana Fredda, è un derby, sono vicinissime. Io lunedì, non mi ricordo con chi, quasi scherzosamente, ho detto, beh, va bene, perché il Tamai credo si salvi quest'anno, bene che abbia lasciato, ovviamente non ha lasciato, che abbia vinto il Fontana Fredda, perché almeno sono punti regionali, no? Sì, è sì, chiaro sì. Che tutti tifiamo, quindi è una gran bella vittoria, ma soprattutto un 2014 in Serie D assolutamente da sufficienza, ma abbondante sufficienza, io darei quasi un 7 al girone non di andata, perché non è finito, ma alle a questa 15. Prima parte del campionato del Fontana Fredda. Saranno punti regionali in palio anche domenica al Toglion, perché appunto il girone d'andata non si è concluso, si chiuderà nel 2015, Simone. Domenica, ultima giornata del 2014 anche per quanto riguarda la Serie D, e ci sarà Fontana Fredda Triestina. Punti regionali, ma anche pesantissimi punti salvezza, secondo me, in palio al Toglion domenica. Un po' anche la prova del 9, perché la Triestina, che ha vinto domenica scorsa in rimonta all'ultimo minuto nel recupero, insomma, sul campo del Mori Santo Stefano, è chiamata a un altro scontro che salvezza, perché è inutile nasconderci, la Triestina è relegata in basso, il Fontana Fredda comunque ha fatto un ottimo campionato fino adesso, ma l'obiettivo resta per ovvi motivi la salvezza, quindi è un po', io direi, la prova del 9 per tutte e due, per il Fontana Fredda per confermare l'ottima vittoria di Tamai, ma soprattutto per la Triestina per cercare di dare continuità, perché una vittoria rondine non fa primavera, quindi bisogna confermarsi, bisogna continuare, perché la strada per la salvezza per la Triestina è ancora, non dico lontana, ma è ancora tortuosa. Da percorrere, tortuosa. È vero, è una prova, dai. Ci si aspettano segnali, forse più ancora dalla Triestina però che dal Fontana Fredda. Assolutamente sì, anche perché la classifica deficitaria delle due è quella che vede la Triestina. Sì. La Triestina che comunque, indipendentemente se uno all'inizio stagione non va a leggere rose, non va a vedere, comunque quando tu ti chiami Triestina ti aspetti sempre di vederla protagonista in Serie D. Sì, sì, cinque anni fa era protagonista in Serie B, dico, non possiamo non pensare di vederla protagonista in Serie D, una città, una squadra di una città così importante. Vedremo sicuramente quella partita di domenica in Serie D è importante ai fini della salvezza, perché insomma siamo già ad un percorso netto del campionato, non è finita l'andata, lo abbiamo detto, ma la Triestina ha vinto la prima gara solo domenica scorsa e dovrà trovare per forza di cose un po' di continuità. E se dobbiamo essere sinceri, insomma, il Fontana Fredda è una diretta concorrente, c'è poco da discutere. Sì. Mi spiace, noi speriamo che poi siano tutte fuori, però certo. La realtà è quella, no Simone? È chiaro, te l'ho detto prima, mi ripeto, magari il Fontana Fredda perché si sapeva dall'inizio, la Triestina perché vi si è trovata, ma è uno scontro salvezza, perché può cambiare l'obiettivo neanche del Fontana Fredda, nonostante il buon campionato, il buon avvio. A meno che non ci continui a sorprendere ancora di più. Insomma. Ma ce lo auguriamo, magari fossero salve tutte senza play-out le nostre, chiaro. E ci mancherebbe. Senti, cosa fai a Natale? Lo spiazzo questa domanda. Cosa lavoro. Come? No, a Natale. Sì, lavoro. La sera di Natale? Beh, mangerò un po', no? Mangerò un po', guarderai la TV, perché noi siamo in onda. Volevo dire, capito, non era fuori luogo la domanda. Certo. Sì, perché giovedì prossimo, no? È Natale e saremo in onda poi con la replica a Santo Stefano il 27, insomma tutto campo, ve l'abbiamo già annunciato, e i dilettanti su Udinese Channel non si fermano e con le vacanze di Natale, con queste festività. E giovedì prossimo sarà l'occasione per parlare di eccellenza con il bilancio e la sfida UFM. Charlie Smuzzale si gioca anche un po' in studio e la vedrete poi giovedì prossimo questa sfida Zanutta Godias. Guarda, posso già proporti un piccolo stralcio e così vediamo se i nostri telespettatori saranno curiosi poi giovedì prossimo, naturalmente registrata, di mettersi davanti agli schermi per sentire due protagonisti con diversi ruoli dell'eccellenza che ha chiuso il girone d'andata con l'UFM in testa e il Charlie Smuzzane a rincorrere con solo due punti di distanza. Stralcio, Godias,
Zanotta. Sicuramente l'UFM è la corazzata da battere. Ci avranno nelle scatole fino alla fine, questo posso garantirgli. Insomma, abbiamo dimostrato che fino adesso, se siamo in lotta con il Cialins, è perché insomma, ce lo siamo meritato. Un altro momento del girone di andata, l'abbiamo detto, è Cialins Muzzane UFM. Per me significava proprio, volevo capire anche fin dove la mia squadra ci metteva l'anima. Non abbiamo dimostrato di essere più forti o meno forti, abbiamo percepito che in quella giornata noi ci tenevamo a quello che era la nostra maglia, quello che era il nostro voler dimostrare che anche noi c'eravamo. No, abbiamo affrontato male la partita, abbiamo sbagliato proprio l'approccio, abbiamo regalato un tempo e mezzo in pratica. Insomma, abbiamo fatto probabilmente la partita, l'unica partita in cui abbiamo toppato da tutti i punti di vista. Io sicuramente tifo per Fabbro perché ce l'ho in casa e spero che finisca una stagione da capocannoniere. Però reputo che se fossimo oggi avrei cercato di far comprare Goders da qualche squadra interregionale. No, ma io non credo al giocatore singolo che ti fa vincere i campionati. Io sono convinto che il campionato, se e come spero succeda, vinca lui. Vincerà l'UFM, me lo farà vincere il Bertoni, me lo farà vincere a Campra, me lo farà vincere il complesso, ma il singolo ti fa vincere la partita, le due partite, le cinque partite, ma alla lunga sono magari quelli che giocano meno, quelli che entrano, che ti fanno fare salto di qualità. Zanutta e Godeas, due grandi protagonisti, come abbiamo detto, con diversi ruoli, appuntamento al 2015, vi rimandiamo a quello che sarà il nuovo anno, quella che sarà la sfida del 2015, come titoliamo Simone Fornasiere, saranno loro a giocarsi la promozione in Serie D. Bah, credo proprio di sì, insomma. Il Vesna ci aveva illuso, ci aveva sorpreso, ha fatto un campionato straordinario per 8 domeniche vincendole tutte, poi insomma i veri valori, perché credo che anche a Vesna siano consci di questo, sono venuti fuori. Un campionato equilibrato fra UFM e Cialins, anche se il Cialins ha vinto nettamente lo scontro diretto in casa sua, spezzato l'equilibrio due domeniche fa, quando il Cialins si è fatto un po' sorpresa sulla carta, ma non poi per quanto è stata la partita, bloccare sul pari dalla Gemonese. Quindi insomma un campionato, una sfida, un duello più che mai vivo. Vedremo insomma il girone di ritorno, si deciderà tutto e ci sarà anche lo scontro diretto di Monfalcone, ma credo che insomma non ci siano dubbi che queste due squadre saranno le due squadre che si giocheranno la vittoria finale e il posto playoff, per playoff nazionale ovviamente, certo, per la seconda. Zanutta e Cialins Muzzane sono la sua società, è diventata ancora più grande, la squadra è diventata grande anche sul campo, no? Questo girone d'andata che ha chiuso vincendo con il Torre, con il gol di Fabbro, ha detto Simone che appunto il Cialins ha fatto il salto. Direi proprio di sì. Il Cialins ha fatto il salto, lo dimostra appunto la classifica, l'andamento del campionato. Direi che il Cialins, l'unico rammarico, l'unico passo falso che ha fatto in questo campionato è stata l'eliminazione al primo turno di Coppa, dove il presidente Zanutta già in estate disse che ci teneva, insomma. Hanno fatto il salto, hanno operato bene sul mercato. Io credo che Fabbro sia un giocatore che in questo momento, con questa categoria, c'entra niente. È un giocatore fortissimo, come lo stesso Godeas, che era l'alter ego dell'intervista col presidente Zanutta, insomma. Quindi hanno fatto salto, sì, hanno costruito una grande squadra e i risultati stanno venendo. È chiaro che vedremo alla fine, però l'UFM di Godeas, poi l'UFM è di Godeas, come di Giorati, di Bardini, è di un presidente Brugnolo che ci mette anima e cuore, e anche dei suoi tifosi. Insomma, ecco, forse, non so se sei d'accordo, la differenza è la completezza dell'UFM in ogni senso. È chiaro, il Cialins è più giovane, è un'altra piazza e sta già facendo miracoli. Ecco, l'UFM ha di più. Ma no? ti rispondo anche se non si fa con una domanda. Una squadra che può permettersi di lasciare fuori un certo Totò Acampola in eccellenza è completa. Lascio magari i nostri telespettatori la risposta, mi hanno capito. Che a te non va giù, Ma non va giù, io è chiaro che Zoratti, il suo staff conoscono meglio di me la situazione, vedono ogni giorno tutti i giocatori, ma io ricordo 2 anni fa
il campionato di eccellenza di Totò a Campora fu straordinario, fu fuori categoria. L'anno scorso, se non erro, 12 o 13 gol in Serie D. Io un giocatore così lo farei sempre giocare in eccellenza. Poi ripeto, Zoratti ne sa più di me, lo vede più di me, però ecco, io magari lo recupera nel 2015, non sarà una delle armi di questo UFM, insomma, forse dall'altra parte. Beh, magari Cerlinza solo Fabbro. Sì, certamente. Beh, se a Campora un'arma in più, allora ho paura che saranno problemi per il Cerlinza Muzzane, perché è un'arma da guerra questa. Sì. Ne parleremo allora, come abbiamo detto, giovedì, questa puntata speciale. Parleremo di questa sfida con i due assoluti protagonisti che rappresentano al meglio queste due squadre, queste due realtà. Il presidente è l'acquisto più importante, insieme anche a Fabbro, effettivamente, dell'eccellenza 2014-2015. Appuntamento giovedì, quando faremo un bilancio completo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, torniamo subito con la seconda parte di A Tutto Campo. Ci sono altri argomenti da sviscerare, perché in promozione, sul finire del girone d'andata, ecco spuntare il San Luigi in testa alla classifica con una cinquina alla Juventina a Gorizia Sant'Andrea, una grande vittoria che merita di essere analizzata in questo spazio di approfondimento. Il meglio deve ancora venire, restate con noi. A Tutto Campo il meglio, rientrati sempre con Simone Fornasiere, il nostro ospite di questa puntata che va ad analizzare la quindicesima giornata, l'ultima di andata, che naturalmente ci dà già spunti per fare bilanci e analisi a metà campionato, il giro di boa. Ma naturalmente anche in questa puntata dobbiamo vedere le migliori giocate, i gol e le parate più belle. Partiamo dai numeri uno, vediamo i tre gesti più belli dei portieri dei calcio dilettanti, eccoli qua. Entra in area per Zacchini e c'è un grande intervento di Sorsi. Altra giornata dove le parate non sono mancate, davvero dei gesti molto molto belli, riflessi davvero importanti, no? Nella clip. Sì, proprio sì, è vero, infatti io, se ti devo dire una, ti dico proprio quella di Sorci della Cormonese, proprio perché mi è sembrato che sia andato a prenderla bene, quasi di riflesso, quasi all'ultimo, no? Sì, eppure devo dire una cosa su De Zordo, però io credo che mi sbilancio un po' in questo girone d'andata in eccellenza. A me è il portiere che è piaciuto di più. Dell'eccellenza? Sì, a me sì. A te no? Chiaro, non è che li vediamo ogni settimana, sì, no? ci affidiamo alle sintesi, un po' alle immagini, un po' alle partite che vediamo, eccetera. Però devo dirti che ha parato tanto De Zordo nella sua San Vitese. Sì, è vero, una San Vitese che ha fatto un campionato un po' altalenante, però insomma ha fatto un buon campionato, sì. Non è la prima volta che compie parate interessanti e belle. La Cormonese chiude l'ultimo posto, ha cambiato mister, lo sappiamo, Sligotti, lunedì abbiamo sentito Cassi a parlare in maniera fiduciosa, dice sarà diverso il girone di ritorno, arriva San Giovanni dell'SM, quindi? Quindi è difficile, perché quando chiudi l'andata ultimo in classifica comunque non è mai facile cambiare rotta. Vediamo se, come è successo ad esempio proprio in quel girone, proprio lì davanti, anzi la Cormonese è stata protagonista perché ha subito il sorpasso sia della Valnatisone che della San Giorgina, che quando hanno cambiato mister effettivamente hanno cambiato anche marcia. Quindi vediamo se sulla scia proprio di quanto successo a due concorrenti
anche la Cormonese con l'arrivo di Cassia in panchina saprà cambiare marcia, saprà ritirarsi fuori da quell'ultimo posto in cui nelle ultime due domeniche è precipitata. Quindi c'è da lavorare. Vediamo i gol allora dopo le parate, i gol che sono mancati a Cormons, quel 0-0 con protagonisti i portieri, arrivano invece in altri campi, arrivano con giocate anche davvero con un alto tasso di spettacolarità. Abbiamo già postato anche su Facebook il gol di Kasseler che ha già sommato molte visualizzazioni sulla pagina Facebook di A Tutto Campo, ma vediamo i gol. It's a boy you never told I like you. It's a girl you let get away. It's the one you saw that day on the train, but you freaked out and walked away. It's the plane you wanna catch to Vegas. Things you swear you do before you die. It's the city you learned that waits for you, but you're too damn scared to fly. Musica e immagini nelle nostre clip, il meglio della giornata, quindi le migliori giocate, eccole, le abbiamo proposte, i gol davvero bellissimi anche questa settimana, mi sono soffermato, a me è piaciuto molto Simone che quello di Mainardis, è chiaro che quello di Kasseler è più appariscente anche, oltre che bello. Sì, è molto bello perché è un pallonetto, se così vogliamo dire, un tiro, insomma da 45 metri, 40 metri, quanti sì. Potevano essere, insomma, non lo so. Poi in casa, in uno scontro diretto, tu prima hai detto che introducendo la promozione B, la promozione è uscito il San Luigi, beh, forse non è un caso che il San Luigi sia uscito proprio con il ritorno di Gerbini e di Kasseler stesso, che nella prima parte di stagione erano stati assenti. Io ecco, direi che il gol di Kasseler dei tre è quello che preferisco. Hai toccato un argomento del San Luigi, parliamo in questo servizio, vediamo. Secondo lei è possibile che domenica ci siano delle sorprese? Sinceramente crede che possa superare il Tor Viscosa o ha già fatto lo stop che doveva fare? Il Tor Viscosa ha fatto due stop, prima con un pareggio e poi con una sconfitta. Sai, non è detto, adesso ho visto anche la vostra sintesi, hanno fuori Grop, sì. In questo momento tutto può succedere, sai, non è detto. Parlava così, con grande consapevolezza, una settimana fa Ezio Peruzzo. Ha battuto nettamente la Juventina, ha superato il Tor Viscosa e ha dimostrato quanto il suo San Luigi sia preparato e completo. E noi abbiamo una buona squadra, non c'è da nascondersi, no? Abbiamo una buona squadra con un grosso numero di ragazzi interessanti come riserve. Abbiamo un bel numero, una bella rosa, che io non so se per esempio il Tor Viscosa ce l'ha, eccolo. Noi confidiamo anche in questo. Ora, alla luce di un girone di andata perfetto, suonano ancora più forti le parole del presidente e il Tor Viscosa dovrà riflettere, anche perché i suoi talenti hanno cominciato a correre. Vedi Kasseler, il suo gol, quasi una premonizione di Peruzzo. Noi avevamo fuori Gerbini, Reder e Kasseler. E Kasseler. Quindi, che già un paio d'anni fa in eccellenza facevano divertire. Eccolo. Allora, no? Allora, Kasseler è rientrato, su domenica non ha giocato perché aveva una contrattura. Mi è rientrato Gerbini, che mi rientra anche Mario Reder. E poi ce la giochiamo veramente. E nel 2015 ci saranno tutti per provare a tornare subito in eccellenza. E allora Simone Fornasiere, dovevamo, come detto, dedicare al San Luigi questo spazio. Il presidente Peruzzo, che tra l'altro curiosità, la scorsa settimana era proprio ospite da noi, era consapevole, come abbiamo sentito, era convinto, convinzione, fiducia, ottimismo, ben riposto.
Ben riposto sì, è stata un'ultima giornata che ha detto che il San Luigi chiude davanti, vinto 5-1 in casa della Juventina che veniva da 10 vittorie consecutive. Io direi che la palma del migliore di questo girone d'andata del girone B spetta proprio a San Luigi, perché chiude in testa, miglior attacco, miglior difesa e imbattuto. Non me ne voglia il Tor Viscosa, che sarà una squadra che se la giocherà fino all'ultimo, che è stata in testa fino a domenica scorsa, ma direi che la copertina del girone d'andata, del girone B di promozione, spetta appunto al San Luigi. È una squadra che forse magari abbiamo un po' snobbato? Sì, abbiamo un po' snobbato, è vero, dico la verità, anch'io non pensavo così, mi ero lanciato sul Tor Viscosa, credo fosse l'anno della consacrazione dopo la promozione sfumata l'anno scorso. San Luigi, pensavo che, sai, quando retrocedi rischi di fare sempre un po' fatica ad ambientarti nel nuovo campionato, sia che sia di categoria superiore che soprattutto di categoria inferiore. Invece il San Luigi, che ha mantenuto l'intelaiatura praticamente dello scorso anno, hanno inserito solo Ciriello, arrivato dal Sant'Andrea San Vito, che sta facendo benissimo. E il San Luigi si è confermato ad alti livelli, è primo ed è ancora in semifinale di Coppa, come lo è il Tor Viscosa. Sabato giocheranno Tor Viscosa-Sevegliano, domenica San Luigi-Profagagna. Chissà che questa sfida di campionato non sia anche la finale di Coppa. Chi lo sa, può essere, infatti adesso ne parliamo, perché c'è l'appuntamento per lunedì quando parleremo di Coppa, però prima, ultima battuta, se abbiamo omaggiato giustamente San Luigi, i numeri che hai elencato sono emblematici, ti chiedo, è un passo indietro della Juventina o è semplicemente una conferma del San Luigi, come abbiamo detto? Ma io dico che ha perso contro una squadra importante, ma dico che è quasi fisiologico dopo 10 vittorie, sì. La matematica, i numeri difficili mentano, insomma è quasi impensabile pensare, scusami il gioco di parole, di vincerle tutte, dai, neanche se giochi probabilmente con quella squadra in seconda categoria non le vinci tutte, per forza di cominciava cose. Cominciava a essere un qualcosa di enorme, no? Se vinceva... È stato un qualcosa di enorme. Però, insomma, a un certo punto trovi una squadra forte come il San Luigi e puoi perdere anche in casa. Tra l'altro, ho sentito proprio Sepulcri domenica sera, mi diceva, dopo i primi 20 minuti in cui la partita è stata equilibrata, sì, chapeau al San Luigi, hanno meritato di vincere. Molto, molto onesto, molto onesto nel giudizio. Sepulcri, sì. Simone, lunedì 22 dicembre, appuntamento alle 19.50 con Dilettanti in Gol, noi ci soffermeremo, l'hai detto tu, proprio sulla Coppa, perché si scende in campo, non c'è campionato, ma appunto ci sono le semifinali di Coppa Italia di promozione e di Coppa Regione di prima categoria, oltre che la Serie D, come annunciato all'inizio puntata. Allora, lunedì il meglio, come diciamo noi solitamente quando vi elenchiamo le partite più interessanti che vi proporremo in trasmissione verso le finali, titoliamo così, a parte Fontana Fredda Triestina, uno spazio dedicato ovviamente alla Serie D e alla sua 16ª giornata, poi noi seguiremo e vi proporremo le sfide di Coppa Italia, San Luigi, Fagagna e Tor Viscosa Sevegliano. E poi Fulgor, Codroipo in prima categoria e Real Udinest, Union Pasiano. Si va verso le finali e non solo vi mostreremo immagini della Coppa Italia, ma anche delle interviste speciali dedicate alla Coppa Italia Dilettanti del 4 gennaio, perché ci sarà la finale di eccellenza, la Coppa Che conta. La Coppa che conta ancora di più, no? È naturale che dà poi l'accesso alle fasi nazionali. Quindi ci sarà un'intervista a Simone Fornasiere speciale a Vittore, il mister che l'anno scorso la vinse con quel Kions che torna in finale. Lunedì 5 gennaio su Udinese Channel ci sarà appunto uno speciale dedicato alla Coppa Italia di eccellenza. Il 6 gennaio invece spazio alla promozione, perché si giocherà a Romans di Gionzo la finale della promozione. Simone, quindi ci siamo. Arrivano i È un'anticipazione che ci dai, quindi, quella di Romans di Gionzo? No, è ufficiale. È ufficiale. Ma bene, allora. Sì,
Scusa, mi sono perso, mi hai chiesto? No, ti chiedevo, insomma, il momento dei verdetti. Quindi, ah, sì, certo. Ecco, ormai, chiedo già, scusa. Già i primi. Eh sì, già i primi, sì, perché alle semifinali ormai o vai o a casa, quindi è già tempo di verdetti. Vedremo anche, soprattutto in Coppa Regione di prima, perché ci sono ben tre squadre della provincia di Udine contro una di Pordenone. Vedremo se Pordenone riuscirà, Davide contro Golia, non per valore in campo, ma per quoziente numerico. Sì, ecco, sì, quindi vedremo. Anche in promozione sarà bella, perché si incontrano due squadre che sono una prima e una seconda contro due grandi, se così passami il termine, outsider, perché Sevegliano e Profagagna, una nel girone B, e sono tre in questo caso del girone B contro una del girone A, ma Sevegliano e Profagagna sarebbero ai play-off se il campionato finisse oggi, quindi sono rimaste in lizza quattro squadre di vertice. E noi racconteremo tutto, naturalmente, con le immagini, come sempre. E poi il 4 gennaio, prima di salutarci, cosa ti aspetti e che idea ti sei fatto? Sentiremo lunedì a Dilettante in Gol il parere di Vittore, un parere che conta, naturalmente, con un'intervista ampia. Torna anche sull'addio al Chions, col passaggio di Sante Bernardo, che era il suo secondo. Parla anche di questo, Simone, insomma, che è stato un passaggio particolare. Un Vittore che si lascia andare, non è che di solito uno molto tranquillo, uno per le sue, diciamo così, ermetico, me la concedi. Che non si sbilancia che molto. Non si sbilancia, insomma, un po' si sbilancerà, già vi do questa novità, questa chicca. Beh, è una finale che ad inizio anno non avrebbe sorpreso, perché da tutti, da molti, Virtus Corno e Chions erano date come due possibili outsider, comunque come due squadre quotate che hanno fatto un mercato importante. Adesso il Chions, ad esempio, ha perso Nonis, che era stato uno dei pezzi, certo, pregiati del mercato. Quindi una... Devi dirmi chi vince secondo te. Sì, ormai ci stavo arrivando. Vai. Secondo me vince la Virtus Corno. Ok, perché poi tutte queste cose qua a me servono quando faccio le clip, no? Perché se no con tanti discorsi non mi vengono bene. Giudizio secco di Simone Fornasiere, che è stato il nostro ospite di questo A Tutto Campo il Meglio. Ciao Simone, buone feste. Grazie, buone feste anche a te, buone feste a tutti i nostri telespettatori. E come ti ho detto a te, Natale, feste, i dilettanti ci sono con le nostre trasmissioni, non mancheremo in tutto il periodo festivo. Grazie per averci seguito, alla prossima, vi lascio con tutti i gol della 15ª giornata, come sempre, con le immagini e i gol. Ciao!
Yeah.